Ciao a tutti, bentornati. Oggi voglio fare un video in cui testiamo insieme un nuovo prodotto. Ho fatto un ordine da Nabla qualche giorno fa perché Nabla ha fatto uscire un nuovo prodotto. Un prodotto novità, ho preso lui più altre cose, ma voglio concentrarmi prevalentemente su di lui. Sto parlando del nuovo balsamo labbra di Nabla. È il Viper Lip Plumper. È un balsamo, ma in realtà quello che promette questo prodotto è un volume maggiore delle labbra. Va a donare anche un colore, diciamo una saturazione maggiore del colore delle labbra. Non è colorato e trasparente, ma gli ingredienti che hanno all'interno evidentemente vanno a enfatizzare molto di più il colore delle labbra. Il prodotto è lui, che sembra quasi un mascara, ha un costo di 18 euro. Io poi ho approfittato dello sconto del 20% che c'era su Nabla. È fatto in questo modo: c'è l'erogatore che è molto simile a un prodotto labbra, un lucida labbra, un balsamo labbra. Il prodotto si eroga in questo modo, si va a girare la parte bassa del prodotto. Io lo voglio provare con voi per vedere un po' come si comporta, intanto che magari vi mostro gli altri prodotti che ho preso. Andiamola a vedere. Quando tra l'altro il prodotto finisce, basta girare la parte bassa e il balsamo viene fuori in questo modo. Allora, è fortissimo, pizzica molto le labbra. Lo lasciamo agire e vediamo un po' se effettivamente mi dona un volume maggiore alle labbra. Vi ho detto che costa 18 euro, all'interno ci sono 4 ml di prodotto, io sento adesso, dopo qualche secondo in più, sento un pizzichio molto, molto forte, molto insistente. Non so se il colore ha cambiato, le labbra hanno cambiato colore. Fate attenzione perché se doveste per caso ingerire il prodotto vi pizzicherebbe un sacco alla gola e sarebbe molto molto fastidioso. Sento una sensazione di fresco e allo stesso tempo pizzichio alle labbra, forse perché va a stimolare molto la circolazione, quindi per questo le rende un po' più voluminose. Sarà questo il segreto, perché la maggior parte dei prodotti di questo genere, quindi i balsami rimpolpanti, vanno generalmente a stimolare la circolazione di modo che vadano insomma a rimpolpare un po' di più le labbra. È all'interno formato da tutti ingredienti di origine naturale, per chi fosse interessato a questo. Intanto vi mostro gli altri prodotti che ho preso da Nabla. In realtà non sono prodotti novità, ma sono i prodotti usciti quest'estate. Il blush e il bronzer. Vi faccio vedere un po' quali ho preso. Io ho preso Della Terra, il Soft Revenge. Allora, è una terra fredda, un marrone freddo. Insomma, io per l'inverno, anche per l'estate, ma d'inverno utilizzo prevalentemente terre fredde, non calde, altrimenti sembro un alieno. Vorrei provare anche lui con voi per vedere un pochettino come si comporta. Applico con un pennello da contouring. Vediamo un po' come si comporta. Non mi sembra moltissimo pigmentata, però va a scolpire, almeno rispetto all'altra parte, vedo un po' di pigmento in più. Non ha un effetto, non essendo la polvere molto molto pigmentata, è molto leggera come pigmentazione, però almeno io vedo un leggero contouring qui, il che mi piace perché non mi piace l'effetto troppo scolpito, è anche bello in questo modo, quindi mi piace, devo dire che l'effetto è molto molto bello d'inverno. Poi soprattutto, se non vi piace l'effetto troppo scolpito, trovo che siano molto belli. In realtà sono stati realizzati per l'estate, però devo dire che secondo me anche d'inverno io lo utilizzerò abbastanza. Andiamo adesso a vedere il blush invece che ho preso è la colorazione Adults Only ed è appunto lo Skin Glazing. Questi blush donano un effetto anch'essi illuminante, non credo proprio opaco. La colorazione è questa qui, è molto intensa come colorazione, non ho un blush di questo colore, infatti per questo motivo ho voluto provarlo. Vorrei anche provare lui. Uh.
Lui invece, a differenza dell'altro, è molto pigmentato, infatti forse esagerato con il pigmento. Intravedo anche delle particelle illuminanti, è un blush tendenzialmente illuminante, allora ne basta poco secondo me di prodotto, qui ne mettiamo un po' meno rispetto all'altro, ma è molto 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 illuminante, molto bello devo dire. Infatti questa parte qui è molto più intensa, molto più pigmentata, mi piace molto. Forse questo blush è un po' più adatto per l'estate, adesso capisco perché hanno fatto uscire questi prodotti d'estate, ma io sicuramente li utilizzerò anche d'inverno, sia per diciamo, l'effetto che dona, quindi molto illuminante, anche per la colorazione comunque abbastanza intensa, però d'inverno io trovo che si possa comunque utilizzare. Anche di questo la polvere trovo che sia molto, molto sottile, ma come vedete è molto, molto, molto pigmentato. Sono molto contenta di questo. Intanto il prodotto labbra, insomma, continua a crearmi quell'effetto di pizzichio. Non so se sia giusto tenerlo per un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora e poi eliminarlo proprio per evitare di avere questo effetto sempre molto forte sulle labbra, e se andandolo a togliere poi l'effetto plump, l'effetto volume, possa comunque rimanere. Questo non lo so. Ditemi un po' se voi notate, avete notato sulle mie labbra un volume in più, comunque forse leggermente un po' più rimpolpate, un po' più voluminose. Effettivamente le vedo, lo sto testando. Questa è la seconda volta in realtà che lo provo, che lo applico. La prima volta in realtà l'ho messo soltanto così al volo per vedere un po' come fosse, poi l'ho tolto subito. Quindi questo è il mio primo e vero test. Questo era il mio piccolo video review su queste piccole novità che ci tenevo appunto a mostrarvi. Ditemi che ne pensate, ditemi che effetto fa secondo voi sulle mie labbra questo prodotto. E nulla, io come sempre vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!